Sì, buonasera. Allora, Giandinoco presente, Attaguile presente, Mammanalessia presente, Cire assente, Di Stefano assente, Campanello presente, Palermo Lascia assente, Palermo Pietro presente, Morello presente, Cantuzza assente, Marino assente, Grandi Corso presente, La Rocca assente, Mamma Daniela presente, Barbera presente, Meccanizzo presente. 6 assenti, 10 presenti. Consiglio comunale del 28-12-2023. Primo punto all'ordine del giorno, mozione e interrogazione. Prima passiamo a sotto con le interrogazioni e poi eventualmente con le mozioni. Ci sono interrogazioni? No. Ci sono mozioni? Neanche. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. C'è una ratifica di giunta municipale 99 del 23-11-2023. C'è qualcuno degli uffici che vuole relazionare? Intanto parliamo di una presa d'atto. La proposta del settore civile. Sì. Però all'interno ci sono. Sì, diverse, se qualcuno di voi. E quindi se per cortesia potete avvicinare dentro il... per spiegare, è una presa d'atto, però mi sembra anche giusto e opportuno che il consigliere comunale, è vero che gli atti hanno le carte, però se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa mi sembra anche opportuno. Naturalmente la delibera che ratifica abbiamo il parere del revisore dei conti, per essere chiari, come tutte le delibere che sono in oggetto stasera, sono tutti con il parere del revisore dei conti, parere favorevole naturalmente, così per anticipare eventualmente i punti. Ecco. Date il microfono per favore. Sì, sì, là. Sì. Buonasera. Allora, la richiesta di variazione del bilancio proposta dal settore 5 come prima parte riguarda il settore 3. La Regione Siciliana, il Dipartimento Energia, ci ha concesso il dettaglio del decreto di finanziamento, il finanziamento per quanto riguarda le comunità energetiche. Quindi con euro 12.169,40 il comune gli è stato concesso un contributo per la costituzione delle comunità energetiche solidali. E questo è il primo. Poi successivamente abbiamo richiesto anche la variazione di bilancio per un finanziamento emanato dall'assessorato regionale alle autonomie locali per un importo di 22.275,58 per fare interventi nell'area di pertinenza dell'area industriale. E questo è il secondo. Il terzo è pervenuto finalmente il decreto da parte delle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana per un importo di 500.000 euro relativo al progetto di restauro del locale e degli spazi annessi al santuario Santa Maria Maggiore del piano di Gran Michele. E per ultimo, nella prima nota,
Il Comune ha siglato, in attesa dell'approvazione del regolamento di Consiglio Comunale su quanto riguarda i compensi che derivano dall'installazione di impianti fotovoltaici da parte dei privati, ha stipulato tre convenzioni con tre società di importi, la prima di 25.000 euro e le altre due di 5.000 euro ciascuno. Quindi attraverso queste convenzioni il Comune incasserà in totale 35.000 euro e destinerà a opere di pubblica utilità con finalità sociali. E questa è la prima richiesta che è inserita all'interno della proposta di delibera del Consiglio Comunale e che è stata fatta dal settore te ed è il protocollo 21.273 del 27 ottobre 2023. Successivamente, il 21 novembre 2023, è stata integrata con un'altra nota una richiesta di variazione di bilancio per altri due decreti di finanziamento. Il primo riguarda un importo di 5.188,31 che non è altro che il saldo per il caro prezzi per due progetti già chiusi. Dopodiché il secondo invece riguarda un nuovo finanziamento che per un importo di 646.348,10 centesimi che ci è stato assegnato da Gal Calat, che riguarda un progetto di cooperazione tra sei comuni del Calatino e Gran Michele è il capofila di questo progetto, riguarda la misura 7.5 del Gal Calat. Ok, detto Gimino, se vuole integrare eventualmente, sì, anche se già lo sì. Non semplice, però è giusto che ormai prende anche lei la parola. L'altra parte è invece riguarda un finanziamento che abbiamo già avuto anche l'anno scorso ed è per i comuni marginali, tende a implementare le attività commerciali e artigianali. E sono 87.000 euro che sono arrivati già l'anno scorso e abbiamo già dato i contributi, fatto il bando e tutte cose. Quest'anno ci sono gli altri 87.000 e se avessimo avuto il bilancio avremmo sicuramente messo, perché lo avremo per 3 anni questo finanziamento, dico, per cui avremmo potuto fare la programmazione, invece non avendola potuto fare dobbiamo fare la variazione per fare entrare questi soldi. Stiamo già procedendo comunque anche alla stesura del bando. Grazie, abbiamo il parere delle revisioni dei conti, come ho detto se ci sono gli interventi se no passiamo al voto. Ah, c'è un'altra, scusate, c'è l'ingegnere Ventura, prego, scusi. Sì, in questa stessa delibera c'è stata la necessità da parte del settore 1, dovendo affidare l'incarico per la registrazione degli impianti di riscaldamento caldaie nel CURI, che è il catasto unico regionale di impianti, e non avendo nel capitolo i soldi necessari, abbiamo chiesto di fare uno spostamento di una somma di 7.008 circa ora, da un capitolo che era a un altro, che è quello proprio per poter dare l'affidamento che abbiamo fatto poi quando termina successivamente alla variazione dei bilanci. Va bene, grazie, prego. Sì, grazie Presidente. Volevo fare alcune domande ai tecnici che sono presenti in aula. Intanto l'ingegnere Ventura faceva riferimento a questa problematica connessa all'accatastamento delle caldaie dei nostri immobili comunali. Io leggo nel corpo dell'atto deliberativo
che questa somma per la quale è stata fatta la variazione d'urgenza, che noi diciamo che il Consiglio questa sera va a ratificare, deriva da un rimborso di somme erroneamente versate. Volevo capire a che cosa si riferisce questo rimborso. Poi così le domande le faccio. Le paure del domande. Sì, ok. Poi volevo chiedere al responsabile del settore 3, sempre nel corpo dell'atto deliberativo, si legge per consentire l'accertamento della somma pari a euro 566.444,98 a seguito di assegnazioni di finanziamento da parte della Regione Sicilia per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio comunale. Io francamente ho trovato questo passaggio non coerente con gli allegati dell'atto deliberativo, perché pare che, diciamo leggendolo così, pare che i 569.444,98 si riferiscano a un contributo che la Regione Sicilia avrebbe dato al Comune di Gran Michele per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio comunale, e sappiamo tutti che non è così. Volevo sempre chiedere al responsabile del settore 3 se poteva chiarire la destinazione dei fondi provenienti dal GAL. Mi pare di capire che si tratti diciamo di un finanziamento che consentirà il completamento della riqualificazione della biblioteca comunale, quindi volevo avere diciamo certezza da parte del responsabile del settore 3 in questo senso. E infine, ma già l'architetto Cimino lo ha accennato, volevo capire se a seguito dell'accertamento delle somme che sono state destinate, grazie a Dio, mi viene da dire, ai comuni marginali, il comune di Gran Michele sarà in tempi brevi pronto per varare il nuovo bando, nella speranza che si possa anche ovviare a qualche inconveniente che si è avuto anche l'anno scorso rispetto alla tempistica di pubblicazione del bando stesso, che, se non ricordo male, l'anno scorso ha avuto tempi molto ma molto stretti, che di fatto hanno limitato la partecipazione dei cittadini. Per il momento mi fermo qui, grazie. Per quanto riguarda il bando, è già in proposta di determina. Abbiamo fatto anche due delibere di indirizzo della Giunta con alcuni punti di cardine che potrai vedere. Il bando sarà comunque, questa volta terrà 45 giorni, proprio l'ho letto stamattina, quindi è 45 giorni pubblicato. Sì, quando riguarda quelle somme di rimborso, si riferisca alla quota di compartecipazione al lato 2 per il servizio idrico integrato, che di 13.000 l'anno, personale che doveva essere pagato poi col fatto che c'è la gestione SIE, quindi il Comune aveva versato l'intera quota, quindi invece era il 50% che poi c'è stato rimborsato in quanto non dovuto dal Comune. Quindi si tratta di uno storno? Esattamente, sì. Siccome sono state rimborsate e entrate in un capitolo, quindi c'era questa possibilità di poter utilizzare, perché sono entrati in quest'anno, e quindi li abbiamo poi spostati per poterli utilizzare ai fini del catastamento delle realtà. Ok, grazie. Allora, riguardo la proposta del settore 5, all'interno della proposta il responsabile, il proponente, ha inserito gli allegati pervenuti da parte dei singoli settori, quindi pur riconoscendo che c'è un errore di indicazione da parte del proponente, è chiaro ed è evidente
come già ho spiegato, che la somma totale fa 569 e via dicendo, ma sono ripartiti in diversi finanziamenti. E riguardo l'aspetto dell'energia sono in questo solo 35.000 euro, mentre la differenza sono quelli che ho detto io prima, è stato un errore così involontario da parte del proponente, però siccome ci sono gli allegati che chiariscono questo tipo di situazione, quindi e questa è la prima. Il settore 5 che ha proposto la delibera non l'ha proposto su un'indicazione errata da parte del settore 3. Voglio dire, involontariamente nella proposta ha inserito la cifra giusta della somma che riguarda diverse tipologie di entrate che sono indicate all'interno di un allegato che dice dettagliatamente quali sono i decreti di provenienza. In questo caso, voglio dire, è una frase scritta in maniera errata, però è chiaro che all'interno il settore 3 ha indicato i vari decreti di finanziamento che sono in entrata. Quindi questa è una procedura che voi dovete capire come risolvere, se necessita. Riguardo invece il progetto del Gaccalat, io ringrazio il consigliere Franciforte che mi dà la possibilità di spiegare. No, siamo nella fase della ratifica. No. Da tutte le spiegazioni, volevo indicare quello che sono prese degli impresari, no, dalle spiegazioni, voglio dire, non c'è un dibattito, questo è voglio segretare. Niente, il progetto prevede un prosieguo del finanziamento che già il Comune in parte quasi totalmente ha realizzato con la Regione Siciliana con la misura 7.5, invece con questo finanziamento sempre il Comune di Tremigliera è capofila insieme ad altri 5 comuni e sta cercando di implementare quello che è gli itinerari turistici del Calatino, in particolare gli itinerari locali e sovraccomunali, e favorendo il turismo attraverso le bike sharing che sono elettriche. Quindi il progetto prevede questo in sinergia con i comuni di Castel di Udica, Ramacca, Palagonia, Mineo, Mazzarrone e Tremigliera. Ok, sono altri interventi. Passiamo al voto. A dichiarazione di voto, Presidente. Presidente, mi spiace constatare anche questa sera che nei lavori di questo nostro Consiglio Comunale da qualche tempo a questa parte registriamo un deficit di confronto democratico. Mi riferisco in particolare al cattivo funzionamento delle commissioni consiliari e diciamo la mia un'osservazione che a lei ho fatto personalmente, che mi sento anche di fare all'Aula perché la ritengo doverosa, perché vede, gli atti possono arrivare in consiglio migliorati, a volte possono essere approfonditi dai consiglieri comunali anche per evitare errori anche di forma degli atti deliberativi, per cui oltre a rivolgere ai colleghi consiglieri che rivestono la funzione di Presidente delle Commissioni, l'invito a farle funzionare queste commissioni, a essere parte attiva nei meccanismi di confronto democratico di questo Consiglio Comunale, oltre diciamo, a ribadire l'amarezza, non è la prima volta, anche ricordando un po'
il primo intervento che il sindaco tenne in quest'aula all'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, quando richiamò tutti noi ad un impegno, parlò di dignità dell'aula, se non ricordo male. Quindi, volendo richiamare le parole del primo cittadino, ma anche tutti noi a un maggiore impegno e a un maggiore confronto sugli atti che questo Consiglio è chiamato ad approvare, penso questa sera di, pur condividendo le finalità di un atto di ratifica, di dovermi astenere in senso proprio di protesta rispetto a quello che è l'andamento complessivo della gestione delle commissioni e del ruolo che le commissioni hanno nell'esame preliminare degli atti deliberativi. Grazie Presidente. Grazie consigliere Rio. Altre dichiarazioni di voto? No, passiamo al voto. Chi è favorevole alzi la mano? Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno? Astenuti? 2. L'atto va posto all'atto deliberativo dell'immediata esecutività dell'atto, perché siamo in fase di scadenza. Quindi chi è favorevole all'immediata esecutività dell'atto alzi la mano. 9. Sempre astenuti 2, quindi come sopra. Okay. Passiamo alla successiva ratifica. Ratifica di giunta municipale numero 110, fare azione di urgenza. Prego gli interessati. Grazie. Comunque posso illustrare le mie comunque. Pare che sono. Allora, abbiamo 34.000 euro che arrivano dal Ministero della Disabilità e dell'Istruzione, sono per l'ASACOM. Questi sono stati già oggetto di una interrogazione e avevamo già preannunziato, questa è la variazione per introitare questi soldi. Poi abbiamo degli altri soldi che arrivano dal tramite il distretto di Caltagirone. Sono varie cifre, non sto qui a dire, complessivamente 42.000 euro devono essere implementate ovviamente i capitoli per tutte le queste piccole misure frazionate che dovranno essere introitate. Arrivano dal distretto. L'altra parte di variazione si tratta del fondo. No. Allora, abbiamo una parte che è 20.000 euro che arrivano dall'assessorato regionale per il fondo per il Natale, sono arrivati all'ultimo momento sotto richiesta, con una richiesta fatta dall'ufficio per partecipare, per avere un finanziamento del Natale. Sono 20.000 euro promessi che arriveranno. Ok, non lo vedo altre. Aspetta, no, c'è ancora, sempre. Sempre nel 110, il fondo della buona scuola. Sì, siamo tornati indietro, no, ero andato avanti io quando ho fatto. Allora, abbiamo il fondo della buona scuola, sono 66.000 euro, che quest'anno stiamo spendendo in maniera un pochino più, in maniera diversa dal solito, con la possibilità di poter finanziare anche alcuni servizi come il gas, la luce, quindi contribuiremo con questi fondi al servizi
ai servizi. Ovviamente per fare questo avevamo bisogno di metterli in altri capitoli diversi dal solito. Penso di aver detto tutto per la 110. Va bene, ci sono gli interventi? Prego, il microfono vi date per favore, grazie. Grazie Presidente. Anche in questo caso volevo chiedere dei chiarimenti alla responsabile del settore 2 o eventualmente anche all'assessore a ramo, il consigliere Campanello, esprimendo anche in questa circostanza il rammarico rispetto alla mancata convocazione della seconda commissione che dovrebbe occuparsi di queste importanti tematiche per la nostra città e verificare l'andamento anche dell'azione amministrativa rispetto alla gestione complessiva dei servizi sociali. La prima domanda che volevo porre all'attenzione della responsabile del settore 2 riguarda il DL 65 del 2017. Nella scorsa seduta avevamo come gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, Sviluppo e Legalità, Bene Comune, presentato un'interrogazione che aveva a che fare anche con i buoni pasto per gli alunni. Io ricordo che questa normativa prevede anche la possibilità, tra le altre cose, di poter abbattere il costo delle rette, e volevo sapere se nell'ambito delle iniziative intraprese dall'amministrazione per l'utilizzo di questi fondi era stata prevista anche la possibilità di destinare quota parte delle somme disponibili per l'abbattimento delle rette, quindi nella fascia di età compresa tra i 0 e i 6 anni. E questa era la prima domanda che le volevo porre. La seconda domanda ha a che fare con un contributo regionale di cui il comune di Gran Michele è stato sempre destinatario, che è relativo appunto al bonus figlio, legge regionale 10 del 2023. Io, andando ad analizzare gli allegati alla proposta deliberativa e prendendo a riferimento il decreto di trasferimento delle somme, ho notato che l'importo destinato al comune di Gran Michele non è di 18.000 ma di 14.000 euro. Ci sono due tabelle che riportano un importo di 7.000 cada una. Per cui volevo capire come mai c'è questa incongruenza di 4.000 euro rispetto agli allegati alla proposta di delibera, e quindi verificare se effettivamente questo dato che viene riportato nel corpo dell'atto deliberativo che è di 18.000 euro è formalmente corretto. Per il momento basta così, grazie. Allora, per quanto riguarda l'abbattimento delle rette, sì, è una percentuale addirittura che abbiamo come obbligo di spendibilità nel decreto, quindi siamo attenti a fare questo, e abbiamo avuto anche una richiesta di integrazione da parte dell'assessorato proprio per sapere se avevamo rispettato i parametri, a cui abbiamo già risposto. Viene difficoltoso mantenere i parametri perché molti non scelgono di avere l'abbattimento delle rette da parte nostra, ma lo fanno con l'INPS, quindi questa cosa un poco ci ha
ci ha un po' diciamo destabilizzato, però siamo sempre sotto controllo dall'assessorato e stiamo andando avanti sotto queste direttive, avendo presente che è un dato che dobbiamo o perlomeno rispettare o giustificare. Per quanto riguarda l'accertamento dei 20.000 euro del bonus, quello che io con i numeri non me li ricordo, chiedo scusa, in effetti nella variazione non l'avevo citata nell'elenco di tutte le cose. Abbiamo avuto delle difficoltà sulla spiegazione proprio dei 14, non riesco a essere precisa, però abbiamo avuto delle difficoltà con la capienza dei capitoli e quindi questo forse potrebbe entrare più in merito la ragioneria. Questo c'è stato questo piccolo problema, me lo ricordo abbastanza. L'altra domanda qual era? Questa sulla somma precisa è stata discussa e ampiamente. No, perché dico, le ho fatto questa domanda a fronte della sua richiesta di variazione di bilancio 2023 con riferimento ai capitoli numero 370/20 in entrata e i capitoli numero 1902 in uscita. E la richiesta di variazione è per 14.000 euro. Nell'atto deliberativo, nel quale si richiamano esattamente i riferimenti normativi e le note da lei prodotte, questo importo sale a 18.000 euro. Se magari è presente in aula il responsabile del settore economico-finanziario, per verificare la correttezza di quanto riportato nell'atto deliberativo. Sì. No. Dicevo, ho notato leggendo la proposta di delibera, mi riferisco alla 70 del 19-12-2023 e i relativi allegati, che vi è una differenza di importo rispetto a quanto richiesto in termini di variazione dal responsabile del settore 5 per quanto riguarda l'assegnazione del contributo bonus figlio e quanto riportato nell'atto deliberativo. Sostanzialmente la responsabile del settore 2, chiede diciamo alla responsabile del settore 5 di predisporre una variazione di bilancio per l'importo complessivo di 14.000 euro. Nel corpo dell'atto deliberativo questo importo non è di 14.000 euro ma di 18.000 euro. Volevo capire qual era la ragione sottesa a questa differenza. Prego, prego. Ci accorgo. Allora, realmente le richieste sono state due, non so se alla delibera magari è capitato che ne sia stata allegata solamente una. Sono state fatte due richieste di variazione di bilancio, una per 14.000 e una per 4.000, e quindi il totale sarebbe quello, però io comunque. Ma credo siano citate due note di protocollo. Allora guardi, il 23.684 e 24, ripeto, magari non sarà stato allegato per un errore materiale, e quindi, non so, 14. Però sono citate le note. Ok, grazie. Siamo andati avanti, ci sono gli interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Nessuna. Passiamo al voto, chi è favorevole alzi la mano. Sì, 12 favorevoli, astenuti, 2,
Chiedo l'immediata esecuzione dell'atto. Chi è favorevole alzi la mano. Come sopra. Due astenuti. Grazie. Passiamo alla ratifica di delibera di giunta numero 125. Tutta sua questa. Prego. Allora, la delibera 125 tratta il fondo FSC, fondo FSC è sono praticamente i soldi per il potenziamento dei servizi sociali e sono 80.000 euro che arrivano. L'anno scorso ne sono arrivati 60, quest'anno 80. Servono a potenziare i servizi sociali. Potremmo fare le assunzioni se avessimo gli strumenti finanziari in regola. Intanto dobbiamo comunque farla la variazione per poterli impegnare e non restituirli, perché se non li impegniamo li restituiamo. Li impegneremo proseguendo le linee guida del decreto. La stessa cosa sono gli 84.000 che arrivano per l'asilo nido, per il potenziamento dell'asilo nido, e avremo l'intenzione, sempre dobbiamo fare l'accertamento di entrata, avere la possibilità di farli entrare, e faremo il potenziamento dei servizi dell'asilo nido. Stiamo ipotizzando un'apertura pomeridiana. Bene, ci sono interventi? Ah, scusate, sì, prego. Forse sempre nella stessa delibera se non ricordo male, il 48.000 del PAC. Il PAC è un altro fondo, un altro residuo che l'assessorato ha mandato a Caltagirone, che ha dato la possibilità, il comitato dei sindaci si è riunito e ha dato la disponibilità a spenderli, abbiamo manifestato l'interesse a spenderli, abbiamo rimodulato il progetto con tutti i comuni che partecipano, è stato finanziato, è stata approvata la rimodulazione da parte dell'assessorato. Dovremmo spenderli se ci mettiamo in regola con bene. Bene, grazie. Interventi? Prego, signor Presidente, grazie per la parola. Volevo chiedere alla responsabile del settore 2, intanto rispetto a questi fondi PAC, se c'è la problematica a noi tutti nota, che era quella dell'anticipazione da parte dei comuni, cioè, voglio dire, queste somme già sono materialmente nella disponibilità del distretto e quindi poi verranno ripartite ai comuni, o il meccanismo è è come quello sempre, di un tempo lo stesso, caro vecchio si collega. Quindi dico, il problema è sempre quello di dover anticipare. Rispetto a questi fondi, se era possibile magari una descrizione di massima di qualche secondo per dare a tutti noi contezza di come verranno materialmente impiegati, sia questi fondi PAC che anche gli altri. Allora, Le linee di massima, proprio in linea di massima ve lo posso fare, anche se ci sono delle delibere di indirizzo già di giunta, sì, già deliberate. La linea di indirizzo è con i soldi dell'FSC
vorremmo potenziare i posti all'asilo nido, nel senso che, anche perché le linee guida questo mirano, a potenziare i posti, cioè se ne abbiamo 34 fare più posti. E allora per fare questo abbiamo pensato l'apertura pomeridiana, cioè dando la possibilità di entrare altri bambini, non gli stessi che frequentano pure di pomeriggio, ma altri che frequentano il pomeriggio. Che se ci sono lavoratori che hanno l'esigenza non tanto di mattina ma quanto invece di pomeriggio, di tenere i bambini il pomeriggio, se riusciamo a fare questo tipo di servizio abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci dà anche delle percentuali da raggiungere, e pensiamo di poterle raggiungere con questa apertura pomeridiana, implementando i posti, cioè e usando sempre la stessa graduatoria. Ok, bene. Questo per quanto riguarda, poi gli altri invece, questi PAC, si farà un servizio aggiuntivo come quello che già abbiamo sperimentato di luglio e sabati e domenica. Sì, facciamo un ampliamento del servizio. Bene, altri interventi? Dichiarazione di voto? Nessuno? Passiamo al voto. Chi è favorevole alzi la mano. 10, 11. 11 favorevoli, astenuti? Un astenuto. Vi chiedo Marina porta il favore. Deliberata esecutiva dell'atto, che è favorevole alzi la mano, sempre 11 e un astenuto. Ci siamo, segretario. Grazie. Passiamo al punto 5, ricognizione annuale delle società partecipate e possedute dal 31/12/2022. Prego. E Ventura? No. Praticamente è un atto che dovrebbe intendere lo scorso anno, sono state le azioni che ne sono rimaste sul monte di Sardegna, e siamo rimasti con le unità militari che erano l'anno scorso, con la Russia Cavalli, eccetera. E quindi siamo sicuramente nel livello a questo punto di vista. Abbiamo una modifica rispetto anche alla dimensione rispetto al progetto, noi abbiamo partecipazioni in società che producono beni e servizi, se non strettamente riconducibili all'attività dell'ente e tante cose. Per il resto non abbiamo partecipazioni alla progetto. Grazie sindaco. Interventi? Nessuno? Ah sì, scusi. Presidente, dopo il voto sulle ratifiche delle variazioni d'urgenza adottate dalla Giunta, il Consiglio questa sera è chiamato a votare un atto che sostanzialmente è un atto tecnico. Però dico, anche in questo caso mi preme far rilevare a lei e a tutti noi consiglieri comunali come non sia normale quello che accade. In realtà, soprattutto quando si tratta di portare in aula gli atti tecnici, le commissioni hanno un ruolo importante. E hanno un ruolo importante perché nelle commissioni vanno i funzionari, nelle commissioni si può avere il confronto con gli uffici e in questo caso si può anche avanzare la proposta di un confronto anche con il collegio dei revisori. Io Presidente così non riesco però a parlare, sono continuamente distratto da quello che accade, in aula. Le dicevo anche il confronto con il collegio dei revisori.
Per esempio io questa sera avrei voluto chiedere, ma lo avrebbero potuto fare i miei colleghi nelle commissioni di competenza, come mai il Collegio dei Revisori senta l'esigenza di invitare l'ente a migliorare la completezza dei dati esposti nella scheda di cui alle linee guida per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali. Dico, per poter avere anche un ragguaglio, poter capire meglio il perché di questa osservazione contenuta nel parere dei revisori. E vede Presidente, questa sera in aula non ci sono i revisori, la commissione non si è tenuta e rispetto a un chiarimento che riguarda appunto una nota specifica contenuta nel parere, nessuno in aula sarà in grado di fornire dei chiarimenti. E questo dal mio punto di vista rappresenta, come ho avuto modo di dire all'inizio di questa seduta, un vulnus del confronto democratico, un vulnus nell'approfondimento preliminare delle proposte di delibera, che mortifica le prerogative dei consiglieri e in particolare le prerogative dei consiglieri di minoranza. Grazie Presidente. Grazie a lei. Ci sono interventi? No. Passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego. Presidente, non voglio ripetermi nelle premesse del ragionamento che ho poc'anzi espresso all'Aula. Per le ragioni prima addotte manifesto sin dalla dichiarazione di voto il mio voto contrario alla proposta. Grazie. Sì, contrario. Che è favorevole, alzi la mano. Allora, presenti 2, 4, 6, 7, 2, 9, 10 e 11. Sì. Favorevole 9, contrari 2. Chiedo l'immediata eseguita dell'atto. Che favorevole alzi la mano? Come sopra? Favorevole 9, astenuti nessuno, contrari 2. Grazie. Passiamo al punto successivo, articolo 17 della legge regionale 16 ad aprile 2003. Adeguamento ore dei concessori anno 2024, anche qui abbiamo il parere del revisore dei conti. Prego. Con questa proposta di delibera ci mettiamo in linea, ci forniamo delle tabelle dell'aggiornamento dell'onere per l'anno 2024 e se oggi il Consiglio Comunale li approva, già da gennaio li applicheremo. Non è altro che un atto che è stato aggiornato con i valori Istat e nella rappresentazione delle tabelle si evidenzia la differenza tra il 2023 e il 2024. Grazie, ci sono interventi? Prego. Grazie Presidente, anche in questo caso ricordo a tutti noi che questa è una proposta di delibera di pertinenza della terza commissione. La proposta è arrivata informalmente, forse nel corso di una seduta, penso l'ultima, sul regolamento relativo agli abusi edilizi, tuttavia non è stata in alcun modo visionata preliminarmente dalla terza commissione come si dovrebbe e per cui anche in questo caso preannuncio il mio voto sfavorevole. Grazie Presidente. Grazie, anche a lei. Sono interventi? Sì, dichiarazione di voto. Mi pare che debba essere
evidenziato in quest'Aula che l'adeguamento degli oneri, che è un atto propedeutico al bilancio del 2024, quest'anno, dopo, non lo so, diversi anni, lo portiamo nei tempi dovuti per avere efficacia fin dal 1 gennaio. Io vi ricordo che abbiamo portato l'adeguamento degli oneri a ottobre, a giugno, quest'anno a ottobre dell'esercizio in corso, non dell'esercizio che deve avere. Quest'anno l'amministrazione, grazie agli uffici, sta cercando di portare gli atti propedeutici nei tempi utili affinché il comune riesca ad incassare. Qua c'è l'adeguamento ISTAT, però sono atti importanti, e quindi con questa mia dichiarazione intendo ringraziare gli uffici e votare favorevole quest'atto che ci porta alla normalità. Utilizziamo questo aggettivo, questo tempo. Grazie consigliere Palermo. Altre dichiarazioni di voto? Nessuna? Passiamo al voto. Chi è favorevole alzi la mano? Favorevole? 9? Astenuti? 2? E avevo capito astenuto, ma poi ho capito, va bene. Assunto Marino e il contrario Brangiforte. Chiedo l'immediata seguità dell'atto. Chi è favorevole alzi la mano, al solito, ok, come sopra. Astenuti 1, contrario 1. Collega consigliere Brangiforte, giusto? Sì. Come prima. Grazie. Allora passiamo al punto successivo, programma triennale lavori pubblici, elenco annuale dei lavori per l'anno 2023. Prego. Sì, al pubblico prevede 5, elenco annuale dei lavori per l'anno 2023. Buonasera a tutti. Per quanto riguarda il programma triennale dei lavori pubblici, è un atto propedeutico al bilancio e quindi un atto dovuto, è stato già approvato dalla Giunta. L'unica cosa che vi posso dire è che sono stati riproposti quelli che gli interventi che erano già stati fatti nel precedente programma triennale e all'interno dello stesso sono stati eliminati, per così dire, alcuni interventi per i quali già sono state avviate le procedure di gara e in virtù della nuova normativa del codice dei contratti che è stato recentemente approvato sono stati eliminati alcuni interventi di importo inferiore alle 150.000 euro e nel caso, in un caso soltanto è stato eliminato un intervento di importo superiore l'importo superiore alla soglia di quell'articolo 14 che è di 6 milioni e mezzo e quindi è stato eliminato perché non avevamo un progetto preliminare approvato e quindi non era possibile inserirlo nel programma triennale. L'unico intervento che fa parte dell'elenco annuale dei lavori pubblici è quello del santuario che è stata appena, dovrebbe essere aggiudicata a breve i lavori, già le procedure sono state avviate nel corso del 2023, per il resto si spera il prossimo anno di avviare altri lavori. Grazie. Bene, grazie. Chi vuole intervenire? Presidente, anche in questo caso voglio fare a lei alcune critiche. Lei è il Presidente del Consiglio Comunale del nostro Comune e deve farsi garante delle prerogative di tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza. Rispetto a questo atto è inammissibile che la proposta venga iscritta all'ordine del giorno in aggiunta e venga trasmessa ai consiglieri il 27/12 del 2023, praticamente ieri.
Dico, i consiglieri comunali nella giornata di ieri avrebbero dovuto studiare gli atti, avrebbero dovuto fare gli approfondimenti e anche in questa ipotesi, come nella precedente, nessuno si è sentito in dovere di convocare per un atto così importante per la nostra città, almeno con carattere di urgenza, una commissione che potesse consentire a tutti noi di esaminare gli atti e i numerosi allegati che compongono questa proposta di delibera. Per cui nell'esprimere ancora una volta fermo dissenso, nel voler difendere i principi democratici che dovrebbero sovrintendere il confronto tra le forze politiche in quest'Aula, preannuncio il mio voto sfavorevole. Grazie Presidente. Grazie. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto, consigliere Palermo, prego. Intanto siamo a fine anno, io penso soprattutto il discorso delle commissioni, quando ci sono scadenze su un atto, su un atto che contiene piccoli accorgimenti, soprattutto previsti dalla norma, escludere qualche progetto che non fa parte più del programma generale per legge. Invece parliamo di quello che sta realizzando l'amministrazione. Intanto era doveroso comunicare al Consiglio Comunale, a tutte le forze presenti in aula, che con proprio decreto il sindaco ha istituito la centrale unica di committenza, che è uno strumento importante, che la centrale unica di committenza di Gran Michele è collegata sempre a quella di Comiso, ma quella di Comiso ha individuato nel personale tecnico amministrativo del nostro comune le capacità per essere una CUC quasi autonoma, e quindi noi andremo più velocemente nell'espletare le gare. Abbiamo aggiudicato i lavori di Madonna del Piano, oggi la Giunta ha approvato il progetto di Via Generale di Pietro, e penso che sarà la prima gara che espleterà la nostra CUC comunale. Quindi capisco che su questi argomenti la Commissione potrebbe prendere atto del lavoro dell'amministrazione, lo sta prendendo il Consiglio, quindi io esprimo il mio come dire, apprezzamento al lavoro che sta facendo il settore 3 dei lavori pubblici, ma anche il settore diretto dall'ingegnere Ventura, perché stiamo programmando in modo diverso e, permettetemi di dire, migliore la gestione dei lavori pubblici. Che stiamo mettendo in campo tante opere, state leggendo dei finanziamenti e ci saranno altre novità più avanti, quindi con il decreto che ha fatto qualche giorno fa il sindaco, noi abbiamo uno strumento che velocizza anche l'aggiudicazione dei lavori pubblici del nostro comune, quindi intendo votarla con veramente piacere la modifica del piano generale delle opere pubbliche. Grazie consigliere Palermo. Altri interventi? Nessuno? Passiamo al voto, che è favorevole alzi la mano. Grazie. Presenti 11, favorevoli 9, contrari 2. Vi chiedo l'immediata eseguità dell'atto. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Sempre 9. Contrari 2. Siamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, sindaco, per cortesia, una variazione di bilancio che arriva direttamente in Consiglio Comunale attraverso un contributo pari a 6.000 euro da parte della Regione. Prego sindaco. Sì. Locali, proprio durante le esperienze di licenza,
Aspetta. Durante questo dicembre, avendo ci siamo gli stili, no, avendo, sì, avendo dei residui nei propri capitoli, ha erogato una serie di contributi a diversi comuni, a tanti comuni, da utilizzare entro l'anno. Per quanto ci riguarda, utilizzando credo un criterio legato alla popolazione, eccetera, ci ha destinato 6.000 euro. Questa è una delibera che serve a introitare la somma nel bilancio e poterla utilizzare successivamente. È una variazione di bilancio come tutte quelle che fino a questo momento avete votato in consiglio comunale. È tutto anche, consentitemi, al di là chi va trinciando in giro situazioni, è tutto del lavoro dell'amministrazione comunale, dei collegamenti, della presenza, perché ottenere queste cose significa anche avere rapporti con l'istituzione regionale, che è fondamentale oggi per i comuni siciliani e per Michele in particolare. Io vorrei, e concludo Presidente, vorrei ricordare che in questi 2 anni e 2 mesi di amministrazione guidata da me, noi non abbiamo utilizzato un euro del bilancio comunale, non avremmo neanche voluto farlo fino a zero, per le regioni che sapete. Abbiamo solo utilizzato risorse che sono venute da fuori, dalla regione soprattutto. E questo credo che sia un merito di questa amministrazione, non un demerito. Abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, anche storiche, della nostra città, come il 18 aprile, come la Sagra della Salsiccia e così via di seguito. Riuscite anche bene e che se ne dica. Quindi alle critiche, come dire, rispondiamo con il lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare. Grazie. Grazie signor Sindaco, se non ci sono altri interventi. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto, passiamo al voto. È uscito il consigliere Pagliù. Chi è favorevole alzi la mano? Favorevoli 9. Contrari? Astenuti? Un astenuto. Sì, sì, si chiede l'esiguità dell'atto. Chi è favorevole alzi la mano? Grazie. Come sopra. Favorevole 9, un astenuto, che così viene Marino. Grazie a tutti e auguroni di buon Natale, anche se è passato, ma soprattutto legato all'anno che verrà. Grazie, auguroni a tutti.